Gianluca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Simone Magri, come stanno questo primo tempo? Qual è il risultato? Il risultato è negativo, siamo sotto di un gol. Purtroppo hanno fatto due gol su due gol. Cioè, però... diciamo anche che i gol sono stati su errore dei difensori, in italiano più corretto. Rimbalzo sulle gambe dopo la parata del portiere. Vabbè, può capitare, ma... un culo rotto enorme. No, sì, in generale, a parte questo, in generale... No, come vabbè, la prestazione bene, di squadra, come l'hai come hai visto la stiamo squadra? Stiamo giocando abbastanza bene, possiamo vincere. Se ci concentriamo. Qualcosa da... miglioramento per... che vorresti nel secondo tempo da parte dei tuoi? Giocare più velocemente, più palla a terra. Va bene, Simone Pinfildi, giocatore simbolo di Chalet Baku. Scusami, potresti spiegarmi perché il nome è Baku? Perché è nata Randella. Vabbè, hai qualcosa da dire su questo primo tempo? Un po' una sintesi generale. Non abbiamo mai giocato assieme, però stiamo vincendo 2-1, stiamo vincendo. Quindi diresti di migliorare l'aspetto... A palla, ma migliorato. Come, scusa? A palla. A palla, va bene, grazie per questa parte. Migliore in campo di questa sfida, Chalet Baku contro Stella Rossa di Belgrado. Innanzitutto il migliore dei suoi è Simone Miccio, autore di una splendida doppietta. Ricordiamo la partita finita 5-3 per Chalet Baku. Simone, com'è andata questa partita? Cosa non è andato? E cosa, qual è la prestazione che vorresti dai tuoi ragazzi? No, abbiamo giocato male al centrocampo. C'è stato il filtro. C'è stato il filtro, ma in difesa mancava un giocatore fondamentale che non è potuto venire. E quindi siamo praticamente. E cosa di questa partita, cosa vorresti migliorare di questa partita in particolare? Un po' l'attacco, perché una sponda, perché per fare gol. Beh, diciamo che comunque la tua prestazione è stata Simone Magri, avete creato scompiglio nell'area, tu guardi avversari, questo va detto. Comunque è stato un piacere, Simone, complimenti per la prestazione. E siamo qui con l'MVP della partita Chalet Baku, Paolo Cocozza, ha detto anche io sono, magari dai il video di tu sai chi. Paolo, allora una tripletta, un razzo, velocissimo. Segreto per questa tua velocità. A tutti così. Le canne! Il segreto è il segreto. Ma come vai? Diciamo. Esce un mio dio! Analizzate un po' la prestazione tua personale e collettiva di tutto lo Chalet Baku. Sinceramente della realizzazione sono soddisfattissimo, nonostante la tripletta. No, dovevi farne 6 di comunque. No, chi mi conosce sa che comunque posso dare anche altro. È vero. Ho fatto una tripletta, però abbiamo vinto per fortuna. Siamo contenti della prestazione, anche se dobbiamo migliorare tanto, perché... Il tuo sogno nel caso è che vorresti vincere, qual è il tuo obiettivo per questo torneo? Io sono venuto qua, l'ho detto, mi hanno chiesto vuoi giocare il torneo della scuola, ho detto sì, ma io lo voglio vincere. No, io vengo per vincere, non vengo per giocare. Va bene, facciamo un saluto a tutto SK. Una sola cosa dallo studio, per ricordare che presto speriamo stia tra noi il portiere dell'avversario che sì, è uscito dal campo per un contrasto. Per non per un fallo, torna presto tra noi. Ti vogliamo ciao, bene. Ragazzi.